Io penso che questo progetto denominato Cuore ha vinto con tanto cuore. In questo palazzo c'è testimonianza di cuore e di storia di Napoli, una cultura partenopea. Quello che siamo riusciti a fare insieme, con tanto lavoro, con tanta sinergia e con tanto entusiasmo, lo dobbiamo moltiplicare non per 3 volte, non per 10 volte, per 1 milione di volte, perché questa città merita questo affetto di questa amministrazione, questo affetto della città. Una stagione esaltante culminata nella promozione in Serie A2 dopo la Final Four di Montecatini ed una partita sofferta contro Bergamo, piegata infine per 64-59 davanti a 400 tifosi arrivati da Napoli con i 31 punti di Vicinic. Dopo la Coppa Italia, il trionfo che riporta la città di Napoli nella serie che conta. Ho visto soprattutto il cuore. Ho visto la passione, ovviamente la competenza e la professionalità che vi ha portato a questo risultato così grande. Non bisogna mai arrendersi, perché questa è una città che ha un grande cuore, una grande forza, una grande potenzialità, e quando si fa un gioco di squadra, nel senso si sta veramente insieme, ognuno col proprio ruolo, nulla secondo me è impossibile. Io ricordo il primo incontro che facemmo qua al comune, subito come ci fu il sostegno nostro come patrocinio proprio a questo progetto sportivo, culturale, di aggregazione, perché poi non lo dimentichiamo mai, lo sport è molto anche aggregazione, un segnale, come dire, di amore. Quindi a voi compete l'anno prossimo mantenere altissimo il vostro nome, avrete sempre il sostegno dei tifosi che vi sono stati sempre accanto, ma io aggiungo il sostegno di tutta la città. Davvero complimenti a tutti e forza per l'anno prossimo.